Manda di spada fuori. Diciamo tutti insieme. Dio dei martiri, ascoltaci. La Chiesa, riforma dello Spirito scaturito dal fianco di Cristo, proclami e viva la beatitudine promessa a tutti perseguitati per la giustizia. Noi ti preghiamo, Dio dei martiri, ascoltaci. Il sacrificio di coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù si accende di una nuova primavera e di vita cristiana. Noi ti preghiamo. I governanti promuovono il rispetto della libertà religiosa, diritto fondamentale di ogni uomo. Noi ti preghiamo. Poi c'è di ripresa con Piero, va bene. La sofferenza di tutti i tribolati, unita al sacrificio di Cristo, cooperi al mistero della redenzione. Noi ti preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. L'Eucaristia quotidiana ci aiuti a vivere per il Signore e per i fratelli, trasformando l'esistenza in dono gioioso. Noi ti preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. Sono fedeli al Vangelo di Cristo.
Thank you.
dal Vangelo di Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Thank you.
Vediamo insieme. Il sì, Signore mi sostiene. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono. Molti dicono della mia vita. Per lui non c'è salvezza in Dio. Il Signore mi sostiene. Ma tu sei mio scudo, Signore. Sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Rivediamo insieme. Il Signore mi sostiene. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Rivediamo insieme. Il Signore mi sostiene. Il canto un popolo in cammino. A
processione che noi stiamo facendo è simbolo del cammino del popolo della Chiesa, del popolo cristiano, che si apre a tutta l'umanità. La croce che voi vedete avanti è l'invito che il Signore fa ad ogni uomo: chi mi vuole seguire rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il Signore ci condurrà nei pascoli eterni a contemplare e vedere Dio, a raggiungere il dono dell'immortalità, della figliolanza con Dio. Coloro che seguono la croce sono i discepoli del Signore che hanno accettato l'invito da parte di Gesù. E essendo oggi la Natività di San Giovanni Battista, padrono di questa comunità, bene, il padrono è simbolo, l'effigie che si trova dietro di noi ci accompagna, osserva e ci indica il percorso che noi dobbiamo compiere. Ecco perché c'è l'invito ad ogni uomo di prendere parte alla processione mettendosi in fila come uomo di fede per ascoltare e mettere in pratica la parola del Signore. Dal Vangelo di Luca. Se in salvezza intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio, i vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni, le dissero. Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
non fosse stato con noi. Quando gli uomini ci assalirono, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando ti campò contro di noi la loro collera. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire.
infatti non siete voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questa parola del Signore che noi abbiamo ascoltato è una parola molto forte. Diamo uno sguardo a quello che succede oggi nella nostra società, nel mondo. Ci crediamo. Dice il Signore ai discepoli: gioite con chi gioisce e soffrite con chi soffre. Non è facile la vita del cristiano, è difficile, perché deve andare contro le leggi di questo mondo. Le leggi di questo mondo hanno come Dio il denaro, i discepoli hanno come Dio il Signore nostro. Ti ha dato la vita per noi. Per darci l'eternità, l'immortalità, che tutto quello che noi desideriamo, vivere per l'eternità, felici. Ma la strada da percorrere, così come abbiamo ascoltato poc'anzi, ci viene indicata da Giovanni Battista e da nostro Signore. Fratelli e sorelle, è l'invito che faccio a tutti coloro che si trovano dietro la banda musicale di mettersi in fila e di unirsi a noi come uomini di fede, persone di fede che accolgono la parola del Signore. La parola del Signore è la vita, la parola del Signore è la forza, la parola del Signore è la gioia. E chi è che ha partecipato oggi alla liturgia in onore di San Giovanni Battista ha ascoltato la parola del profeta Geremia e del profeta Isaia, che dicevano: fino a quando io stavo per essere formato nel grembo di mia madre, tu mi conosci, Signore. E questo è valido per ognuno di noi. Il Signore conosce ognuno di noi e attraverso i Suoi ministri e i Suoi discepoli ci fa l'invito a seguire la Sua strada, perché la Sua strada non è la strada del mondo, né i Suoi sentieri e i Suoi pensieri sono quelli del mondo. Allora riflettiamo e facciamo nostra la decisione di seguire veramente il Signore. Thank you.
ripetiamo insieme. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe, mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Ripetiamo. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Scioglimi dal laccio che mi hanno preso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, io fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa riflettere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Thank you.
In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli, ma ciò che disse in quel tempo è valido per tutti i tempi, passato, presente e futuro. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passi. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La parola che abbiamo ascoltato implica una profonda riflessione. Abbiate paura di chi ha il potere di uccidere l'anima e il corpo. Ciò che noi preghiamo nella preghiera del Padre nostro, diciamo a Dio, Padre, liberaci dal male. Il male ci fa soffrire, il male ci conduce alla morte, il male fa succedere le guerre, il male porta discordie, il male porta tutto ciò che di brutto noi possiamo immaginare. La morte non è una creazione di Dio. Ma chi è che ha il potere della morte è il diavolo. Quando parlo di diavolo, non pensiate che sia uno solo, i diavoli sono miliardi. E allora, per poter fronteggiare il male, che è il peccato, solo il Signore ci può guidare, ci può dare sostegno, ci può dare forza, ci può dare coraggio. E ce lo dice, guardate che senza di me non potete fare assolutamente nulla. Per questo noi preghiamo, per questo noi invochiamo il Signore, per questo ci rivolgiamo continuamente a Lui, perché senza di Lui non possiamo fare assolutamente nulla. Ma che cosa ci fa distinguere il bene e il male? Come sappiamo se stiamo pensando bene o stiamo pensando male? Se stiamo agendo bene o stiamo agendo male? Il punto di riferimento del discepolo sono i comandamenti di Dio. Noi sappiamo che i comandamenti sono 10. Ognuno rifletta e veda se questi comandamenti li ha nella mente e nel cuore. Quando parlo di cuore, parlo della coscienza, il santuario del nostro corpo, perché nella nostra coscienza vi è la presenza di Dio. Dio non è lontano da noi. È molto vicino, siamo noi che siamo lontani da Lui. Allora invochiamo il Signore che continuamente Lui ci guidi, ci sorregga e ci porti verso la patria celeste, facendoci superare tutti gli ostacoli che la vita ci pone. Thank you.
ripetiamo insieme. Chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì al sorriso, la nostra lingua di gioia. Chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covori. Chi semina nelle lacrime, miete nella gioia. Quando Giovanni si presentò al suo popolo, al popolo di Israele, gli dissero: chi sei tu? Io sono voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore, ogni monte sia abbassato e ogni valle sia colmata. E le vie tortuose diventeranno diritte. E Giovanni viveva nel deserto e si cibava di robuste e miele selvatico. Allora il deserto è il simbolo in cui si trovava l'umanità intera. Umanità che si trova nel deserto in ogni epoca della storia. Il deserto dell'anima, perché se non si hanno in mente nel cuore i comandamenti di Dio, si può confondere il bene con il male e il male con il bene. E allora ogni monte sia abbassato e ogni valle sia colmata. Cioè bisogna prendere la decisione della scelta del Signore. Se io intendo seguire il Signore, lo devo scegliere, devo decidere e compiere questa scelta, nei miei limiti, nelle mie miserie, nei miei peccati, nelle mie fragilità. Devo avere sempre presente questo sentimento nella mente e nel cuore, e sforzarmi di allontanare il più possibile da me il male, compiere quel peccato che mi conduce inevitabilmente alla morte fisica e spirituale. Riflettiamo sulla parola del Signore. Dal Vangelo di Luca, Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero e con sé non porterà nulla, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi.
Siamo qui in questa piazza perché vogliamo dire grazie al Signore per tutti i doni che Lui ha fatto a noi e soprattutto come comunità di Fontachello vogliamo dire grazie al Signore per il dono di San Giovanni Battista, il nostro protettore, colui che è amato il Signore, ha servito il Signore, ha annunciato il Signore. Per le sorelle e per il Signore è stato disposto a dare la vita. Allora noi ringraziamo Dio perché guardando la figura di San Giovanni Battista ci dice che è impossibile essere martiri, vivere il martirio, magari non il martirio cruento, cioè magari non per forza ci devono tagliare la testa o ci devono uccidere, però una cosa è certa. Siamo chiamati tutti quanti a dare il nostro sì al Signore. Ora all'inizio di questa celebrazione, mentre ringraziamo Dio, consapevoli dei nostri limiti, perché siamo tutti peccatori, allora consapevoli dei nostri limiti, a Dio chiediamo perdono dei nostri peccati. E insieme diciamo, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Adesso chi può si siede, ma gli altri prestiamo attenzione a quella che viene annunciata ora, è la parola di Dio. Seguendo questa parola, Giovanni Battista diventa San Giovanni Battista. Noi, seguendo questa parola, da battezzati diventiamo figli di Dio. Allora accogliamo quanto il Signore dirà a noi. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino al grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie.
dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antioca, di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei doveri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore dell'Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio. Profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alleluia! Sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: No, si chiamerà Giovanni. Le dissero: Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: Che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Solo qualche parola per approfondire un attimino la parola di Dio che abbiamo ascoltato e fare risuonare questa parola nella vita, nell'esperienza di Giovanni il battezzatore, che noi come comunità di Fondatello abbiamo come protettore. Sentite, voi avete ascoltato come me il brano evangelico e che cosa c'era attorno ad un nome. Imporre un nome non voleva dire tenere conto, che ne so, della parentela, ma voleva dire principalmente tenere conto di quello che Dio aveva fatto o avrebbe fatto nella vita di questo bambino. Giovanni è il suo nome, con forza lo dicono. E che cosa vuol dire Giovanni? Dio è la mia forza, Dio è la mia misericordia, Dio è misericordioso. Penso che oggi come oggi nessuno delle coppie che devono imporre il nome ad un bambino tengano conto di quello che Dio ha operato. Magari tendranno conto di qualche telenovela, dei nomi importanti delle telenovele. Ma per quanto riguarda Dio, fratelli e sorelle, non ne tengono conto. Addirittura poi ti diranno che se Dio non c'è, che mi interessa. Ecco, se noi domandassimo a Giovanni il Battista se lui era contento di questo nome, certamente vi direbbe come no. Dio ha fatto meraviglie nella vita di Elisabetta, mia madre, e nella vita di Zaccaria, mio padre. Dio ha fatto meraviglie e queste meraviglie noi le dobbiamo raccontare. Ora, io termino, perché poi magari... Che cosa, fratelli e sorelle, di che cosa dobbiamo tenere conto nella nostra vita, nella nostra esistenza? Veramente dobbiamo tenere conto di quello che Dio ha fatto per noi. Ci pensate? Dire che Dio è grande... Dire che Dio è misericordioso, dire che Dio ha compiuto meraviglie nella mia vita. Ma questo non è il messaggio che dobbiamo dare al mondo oggi tutti. Se noi siamo qui in piazza, ma non è un messaggio che stiamo dando al mondo, a coloro che passano, a coloro che magari si fermano. E questo messaggio di speranza, di vita, lo diamo guardando a San Giovanni Battista. Guardando a lui riusciamo a vedere la nostra vita. E riusciamo a dire grazie al Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Ecco, se già riusciamo a capire questo, allora questa festa che abbiamo vissuto, e devo dire in modo bello, questa festa lascerà un segno nella nostra vita. Ma se noi ci lasciamo prendere solo dalle cose esteriori, non lascerà nessun segno, non avrà senso. Allora, fratelli e sorelle, ora continuiamo la nostra celebrazione guardando a colui che Dio ha mandato per noi, il suo figlio Gesù, e guardando a colui che Gesù è stato annunciato, preparato, Giovanni Battista. Chiediamo al Signore che aumenti in noi il desiderio di conoscerlo e chiediamo al Signore il desiderio di vivere da cristiani in questo mondo che il cristianesimo sta cercando di allontanarlo sempre più. Professiamo ora insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, grazie al cielo, e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, si è salito al cielo, e alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio e ha parlato di unità, e ha parlato per mezzo del Padre. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indica agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità, vita. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, portiamo a te. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con lo Spirito. Nella gioia del Signore risorto, scambiatevi un segno di pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che non sarò salvato. Thank you.
Ciao, Armin. Giulia? Vieni, andiamo. Andiamo, vieni. Manina. Andiamo, vieni. Andiamo da Luna. Vieni. Andiamo, andiamo. Certo. Anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Il brano che noi abbiamo ascoltato dall'Evangelista Luca, dall'Evangelista Giovanni, il Signore ci ha preparato un posto e il nostro cammino si concluderà entrando nel suo regno e avendo parte con lui. Viviamo nel tempo della misericordia perché siamo peccatori, abbiamo i nostri limiti, le nostre miserie, le nostre debolezze. Il Signore ci aiuterà a superare ogni difficoltà, ci accompagnerà nel cammino e non ci lascia soli. Perché Gesù e Eucaristia è sempre con noi ed è vicino a noi. Abbiamo la parola di vita, la parola di Dio, che ci guiderà sul cammino, sulla via da seguire. Allora la scelta che noi abbiamo fatto di seguire il Signore implica l'impegno continuo di conoscerlo, e lo si conosce conoscendo la sua parola. Perché diventi per noi il cibo di ogni istante, di ogni giorno e di tutta la nostra vita. Thank you.
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, poiché mia ruga e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome, guidami e conduci. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Scioglimi dal laccio che mi hanno preso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, io fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalle mani dei miei nemici e dai miei persecutori. Il tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Thank you.
a Giovanni Battista il suo popolo, la sua gente, continuamente faceva una domanda: chi sei tu? E Giovanni Battista disse: io non sono il Messia, verrà uno che è più grande di me, al quale io non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali. Io vi battezzo con acqua, ma lui vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano il ventilabolo e pulirà la sua aia, disperdendo la gola. Fratelli e sorelle, noi viviamo il tempo della misericordia. Riconosciamo le nostre fragilità. Accostiamoci al Signore. Riconosciamo i nostri limiti, i nostri peccati. Il Signore ci abbraccia ed è misericordioso. Nelle invocazioni di poco fa, noi abbiamo ripetuto ciò che Gesù dice prima di morire: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Noi siamo per concludere questa processione, simbolo del nostro cammino, così come noi concluderemo il nostro cammino della vita. E il Signore Gesù ci indica in che modo affrontare quell'attimo, quel momento che il mondo chiama morte, ma che noi sappiamo che è un passaggio per l'eternità. Le parole che noi dobbiamo dire sono le stesse quelle che ha pronunciato Gesù: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'umanità è simile ai due ladroni che sono stati crocifissi con Gesù. Ricordate tutti questo episodio che viene riportato nei Vangeli. Nei due ladroni o nei due briganti c'è ognuno di noi, c'è l'umanità intera. Però in quale dei due noi ci riconosciamo? Uno diceva: se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, salva te stesso e salva anche noi. Non è questo il modo con cui noi ci dobbiamo salvare. L'altro diceva: stai zitto, noi meritiamo tutto questo. Ma lui non ha colto. E rivolgendosi a Gesù dice: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli dice: oggi stesso sarai con me in paradiso. Thank you.
prima di chiudere questa meravigliosa giornata, non si sente fuori. Va bene. Non si sente la batteria andata. Ci siamo? Bravo. 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 Bravo